Il podere per il registro catastale si divideva in bosco e coltivato. Anche nell'espressione proverbiale «ci ha perso il bosco e il coltivato», ossia «ci ha perso tutto», i termini costituiscono le due componenti complementari della totalità. Il bosco era sempre il più lontano dalla casa e costituiva lo spazio materiale incolto e lo spazio altro simbolicamente. Di questa valenza simbolica, la selva selvaggia, aspra e forte della commedia è l'esempio più illustre, ma non certo il solo. Nella radura, in mezzo al bosco, ci ballano le streghe. Dal bosco sbuca il lupo, incarnazione del demonio. Sempre nel bosco vive l'homo sarvatico, ossia il genio Silvanus, divenuto uomo selvatico nella versione del folklore toscano. Il bosco è uno dei luoghi in cui il demonio si manifesta e viene a prendersi le anime destinate alla dannazione. Il bosco, lo spazio della natura selvatica e potenzialmente ostile, era percepito come pertinente essendo visibile, presente essendo all'interno dei confini del podere e incombente, pronto a mangiarsi i campi appena uno li lasciasse andare. I poderi abbandonati ridoventavano bosco, cioè ritornavano ad uno stato di natura, percepito come il loro diretto precedente. Spesso, tra le selve e il coltivato, c'erano campi o bordi di campo lasciati andare, in cui si riconoscevano ancora le terrazze, i muri a secco, i filari di viti e gli olivi rinservatichiti, che non appartenevano più alle colture, come gli uomini rinservatichiti non erano più parte della cultura. Il discorso con la natura dura da secoli in Toscana, in familiarità ma a battibecco, come gli stornelli a botta e risposta della veglia. Il boscaiolo era vecchio e curvo, gli mancava un occhio e la sua barba era bianca come il fumo. Aveva l'abitudine di parlare battendo le mani sui fianchi o sfregandosi fortemente il naso e aspirava l'aria tutta ad un tratto dopo una frase lunga. Ho conosciuto dei boscaioli che erano dei personaggi così originali che non ne nasceranno più uguali, anche perché se di contadini ce n'è rimasti pochi, di boscaioli come quelli non è rimasto nemmeno il seme e senza seme non c'è la riproduzione. Nell'Alto Chianti quasi tutti i contadini lavoravano nel bosco, ma si trattava di un'attività marginale. Questi boscaioli erano invece dei veri professionisti che avevano varie specializzazioni, l'una diversa dall'altra. Se qualcuno non raccoglierà presto di a chi ancora ricorda i caratteri di queste specializzazioni, si perderà la loro memoria. A me piacerebbe che tu ci raccontassi in proposito qualcosa. Il lavoro meno specializzato, nel quale venivano impiegati anche i mezzadri, era il taglio dei boschi cedui, cioè dei boschi le cui piante non venivano tagliate a maturità, ma in età giovanile, a 10-15 anni, quando le dimensioni dei tronchi e dei rami erano tali da consentire una utilizzazione non per legname da opera, ma soltanto come legna da ardere o da far carbone. La trasformazione della legna in carbone veniva fatta dai carbonai, con tecniche che non erano di comune conoscenza da parte degli altri boscaioli e dei contadini. Una specializzazione era quella dei fascinai, che tagliavano le scope per farne fastella per le fornaci di laterizi e di calce, che spesso erano annessi alle fattorie. Per una fornaciata di laterizi ci volevano circa 1500 fastella, per una calcinaia ce ne volevano circa 7000. Oggi le fornaci sono riscaldate più comodamente a gasolio e nessuno taglia più le scope, che, quando seccano, sono purtroppo un eccellente materiale per il rapido allargamento degli incendi. Per guadagnarsi la giornata, il fastellaio doveva avere una grande abilità che acquistava attraverso una lunga pratica. Si trattava di un lavoro faticoso e disagiato, nonostante l'esile forma delle scope, che poteva essere sostenuto solo da persone ormai incallite.
Anche i contadini andavano a far fastella di scopa o di altre piante arbustive del sottobosco per riscaldare il forno del pane, ma le quantità tagliate erano modeste in confronto. C'erano poi i palaioli che tagliavano le paline di castagno, cioè il castagno governato acequo, per fare i pali per le vigne o correnti per i solai delle costruzioni. Avevano imparato un mestiere non facile. Può sembrare strano, ma tagliare e poi aguzzare e acconciare i pali richiedeva capacità e abilità che dovevano essere accumulate attraverso una lunga esperienza e una particolare vocazione. I boscaioli più specializzati erano però i querciai, cioè coloro che abbattevano le querce di grandi dimensioni che qualche volta raggiungevano e superavano il secolo di vita e poi le trasformavano in traverse ferroviarie. Questo lavoro si divideva in varie fasi e quindi richiedeva specializzazioni fra loro assai distinte. C'erano in primo luogo i querciai che pensavano ad abbattere le querci e tagliarle in pezzi di lunghezza uguale alle traverse ferroviarie, pezzi che venivano poi squadrati con una grande scure, detta mannaia. C'era chi sapeva adoperare la mannaia con grandissima abilità, tanto che i tronchi venivano squadrati come oggi fanno le grandi e robustissime seghe meccaniche. Infine i segantini, che con una grande sega a mano dividevano i tronchi in traverse, seguendo i tracciati che erano stati disegnati dal capo querciaio, in modo tale da ottenere il massimo numero possibile di traverse. Lavoravano a coppie, uno tirava la sega da una parte, l'altro dalla parte opposta. Era un lavoro molto faticoso. Il taglio del bosco, di qualsiasi qualità, secondo i regolamenti forestali, poteva essere fatto da metà settembre alla metà di aprile. Poi il lavoro poteva continuare per sistemare le piante abbattute o per fare il carbone, ma in pratica d'estate il lavoro dei boschi si fermava. Allora i boscaioli tornavano contadini. Quasi tutti avevano in proprietà o a mezzadria qualche campiello. Chi non lo aveva andava a opera a mietere il grano o a fare altre faccende. Ma che gente erano questi boscaioli? Ne ho conosciuti tanti, vi racconterò di qualcuno di loro, a cominciare da Bocchino. Ho conosciuto Bocchino quando era un uomo ormai anziano e io ragazzo andavo nel bosco con le pecore. Allora tagliava un bosco, quello di Carpinaia, per fare carbone. Lui e la sua squadra, che era di 8 persone appartenenti a 2 famiglie legate fra loro da parentela, abitavano in una capanna che si erano costruita prima dell'inizio del taglio. Era una capanna abbastanza comoda, c'era posto per cucinare, mangiare e dormire. Bocchino era un uomo alto, brutto e con un occhio solo. Al posto di un occhio aveva un buco profondo. Anche se era il capo, si prendeva per sé i lavori più ingrati e più pesanti. Stava volentieri con noi ragazzi e noi volentieri s'andava a trovarlo quando si portavano a pascolare le pecore in quel bosco o nei paraggi o qualche volta partendo apposta da casa. Ci raccontava storie che ci appassionavano e sulle quali avevamo sempre tante domande da fargli. Le nostre domande riguardavano anche il lavoro e la vita del boscaiolo. Perché voi siete sempre a tagliare dove c'è la macchia invece di mandare quelli più giovani a fare quel lavoro? Io rispondeva: più macchie ci sono e più mi diverto. E poi a tagliare le macchie non tutti ci riescono, ci vuole uno bravo come me. Perché al posto di un occhio avete un buco? La colpa è del diavolo. La storia del diavolo era troppo interessante per lui e per noi. Smetteva di lavorare. Si sedeva su un tronco di un albero abbattuto e noi, vicini, seduti in circolo, e cominciava subito a raccontare. Una volta, mentre governavo una carbonaia, sortì fuori dal pennacchio più alto il diavolo in persona. Era più grosso di un uomo e tutto nero per via del carbone dal quale era sortito. Portava un forcone e mi si avvicinò minacciosamente. Anch'io avevo il forcone e ingaggiai con lui un furibondo duello. Ma Bocchino, si osservava noi, il diavolo si caccia soltanto con l'acqua santa. Ragazzi miei, io sono diavolo più del diavolo
e il duello era alla pari. Guardatemi. Era vero, era più brutto del diavolo e per di più con un occhio solo. Il diavolo, continuava Bocchino, con una forcata mi tolse l'occhio, ma io, invece di darmi per vinto, centuplicai le mie forze e con delle forconate bene assestate ammazzai il diavolo. L'avete ammazzato davvero? Sì, l'ho ammazzato. Se non l'avessi fatto, lui avrebbe ammazzato me e io ora non sarei qui a raccontarlo. Presi il corpo del diavolo, che pesava come se fosse piombo, e lo misi dentro la carbonaia. Quando la disfeci, anche il corpo del diavolo era diventato carbone e qualcuno con quel carbone ci ha cotto la minestra. C'è chi dice che l'anima del diavolo è passata nel mio corpo, come sarebbe dimostrato dal fatto che sono diventato più brutto di lui. Ecco perché c'è chi ha paura di me. Noi invece non avevamo paura di quel povero diavolo di Bocchino. Per quanto mi riguarda, da allora non ho avuto più paura nemmeno di quel diavolo che secondo qualcuno sta all'inferno. Non ci crederete, ma ancora oggi, quando sento parlare del diavolo, penso sempre: ma che fandonie raccontano? Il diavolo è stato ammazzato da Bocchino. Rammento anche qualcun altro, come il Nespoli e il Pagliai, che erano segantini e lavoravano in coppia a tagliare le querci per le traverse ferroviarie. Era una coppia affiatata, ma come tutti i segantini, in alcuni giorni, presi dalla stanchezza, non erano capaci di coordinare i movimenti e le energie. Allora uno accusava l'altro dicendo: "Non tu tiri". Poi l'accusatore, arrabbiato, correva lontano almeno 100 metri dal posto in cui lavoravano e si sedeva su un tronco di quercia già abbattuto. L'accusato invece si sedeva sul tronco in lavorazione. Le parti si invertivano spesso, ma nell'ozio forzato ognuno dei due si dedicava sempre alla medesima occupazione. Il Nespoli beveva il suo fiasco di vino e il Pagliai fumava la pipa. Poi, dopo un tempo più o meno lungo, il Pagliai, che si stancava sempre per primo di stare in ozio, chiamava: "Gosto, ci si riprova?" Ma se la giornata era nera, dopo un paio d'ore tornavano a dividersi con le stesse parole, i medesimi gesti e le medesime occupazioni, il Pagliai a fumare e il Nespoli a bere. Per tutta la vita hanno segato insieme. Il compenso al loro lavoro era cottimo e, faticando duramente, riuscivano a guadagnare qualcosa in più degli operai e dei contadini. Quando il Pagliai morì, lasciò un bel mucchietto di soldi, perché era un uomo che spendeva pochissimo, ossessionato dall'idea di mettere qualcosa da parte per i giorni in cui non sarebbe stato più capace di continuare il suo duro lavoro. Non avendo né moglie né figli, lasciò tutto al nipote. Il giorno dopo il funerale capitai in casa di quel nipote e lo trovai a contare un bel pacchetto di carta moneta. Lo guardai con curiosità perché sapevo che non aveva mai avuto il becco di un quattrino. Mi sbirciò e, indovinando i miei pensieri, quasi mi gridò: "Che guardi? Credi che li abbia rubati? Me li ha lasciati quel bischero di mio zio." Poi prese dei fogli da 1.000 e disse alla moglie: "Tieni, va a prendere 2 bistecche. Non se li è goduti lui, godiamoceli almeno noi." Il Nespoli, che aveva una famiglia da accampare, alla sua morte non lasciò soldi, anche perché i suoi risparmi li investiva in vino da bere alla sua salute e a quella degli amici. Un po' di vino riusciva anche a raccapezzarlo presso i contadini in cambio del legname minuto proveniente dalla squadratura delle querci. Sentite questa. Una volta andò da una massaia a ritirare uno dei fiaschi pattuiti. La massaia gli consegnò il fiasco pieno dicendo: "Gosto, mi raccomando, riportami il fiasco vuoto." Sì, poverina, state tranquilla." Ma poco dopo la massaia tornò a ripetere: "Gosto, mi raccomando, riportami il fiasco vuoto." E poiché questa volta Gosto non rispose subito, lei ripeté per la terza volta e con le stesse parole la raccomandazione. Gosto allora rispose prontamente: "Guardate come si fa, ve lo rendo subito." Acchiappò il fiasco fra le due mani, lo sollevò in alto e ne beve a garganella tutto il contenuto. Poi restituì il fiasco vuoto alla massaia dicendo: "Ora starete tranquilla." "Non ci credete? Se volete, potete controllare facilmente.
Gosto Nespoli è morto, ma non è morto alcolizzato. Potete domandarlo al figlio, Mario Nespoli, che ha la bottega di falegname a Radda, o alla massaia, dalla quale ora non ricordo il nome, che vive e vegeta, seppure molto anziana. Sembra, anche se ora vive in paese, che tenga sempre in gran conto i fiaschi vuoti. Anzi, li raccoglie quando li trova lasciati fuori dalla porta dalle case per gli spazzini. Non sa capacitarsi come oggi vi sia gente così sprecona. Il Bacchi e Modesto, boscaioli fastellai, avevano tutt'altra specializzazione rispetto a quella di Bocchino. Il primo lo ricordo per la sua eccezionale bravura, il secondo per la sua non lieta storia. Tutte e due stavano a Panzano, erano scapoli e soli, come solitario era il loro lavoro. Quando io ero ragazzo, loro erano uomini fra i 40 e i 50 anni. L'abilità nel lavoro del Bacchi non aveva uguali, riusciva a fare 100 fastelle al giorno e poiché lavorava 10 ore, ciò significava 10 fastelle all'ora, modellate a regola d'arte. Perché l'abilità stava nel legarle ben strette, in modo che nella fornace bruciassero lentamente. Più singolare era invece la figura di Modesto. Anche lui era capace come il Bacchi per quanto riguardava la qualità del lavoro, ma la quantità di fastella che riusciva a mettere insieme in capo a una giornata era molto più piccola. Modesto portava dei pantaloni che all'altezza dei ginocchi aveva raddoppiato, cucendoci sopra dei pezzi di gambale ritagliati da altri vecchi pantaloni. L'estetica lasciava molto a desiderare, anche perché quel rattoppo così strano si aggiungeva agli altri normali rattoppi. Ma l'accorgimento era veramente utile per il suo lavoro, perché così, quando si metteva in ginocchio per legare le fastella, le sue ginocchia erano meglio protette. Una parte non piccola della giornata di lavoro di Modesto consisteva dunque nello stare in ginocchio a legare fastella e a chi gli rimproverava di andare poco appunto in chiesa rispondeva con una più che valida giustificazione. Sto in ginocchio tutto il giorno all'aperto e mi è impossibile starci anche in chiesa. Un giorno il mio amico Fagiolo, che era il più smaliziato, annunciò solennemente una notizia incredibile. La Rina se l'intendeva con Modesto. La Rina era una garzona che aveva più di una ventina d'anni e che noi si conosceva bene, perché spesso pascolava insieme alle nostre le pecore della famiglia di Mezzadri presso la quale si trovava. Non era una bella ragazza, aveva le gambe torte e corte, ma il suo seno era abbondante e i suoi occhi avevano una dolcezza tutta femminile. L'annuncio di Fagiolo fece su tutti noi una grande impressione. Perché fra Larina e Modesto ci correva parecchio, più di 20 anni, e qualcuno disse, quasi seriamente, che sarebbe stato meglio che la ragazza se la fosse intesa con uno di noi. Ma Fagiolo osservò che alle donne piacciono più gli uomini maturi che i ragazzini. Bisognava poi riconoscere che, anche per i più grandi di noi, era solo sogni le voglie amorose per una ragazza che ormai era donna. C'era comunque tutto per aizzare la nostra curiosità. E i due furono braccati come si fa con le lepri al balzello. E con segugi come noi non c'era possibilità di scampo per la presunta coppia, nonostante il bosco fosse pieno di anfratti. Si potevano perdere le pecore, ma non si fallivano le prede. Quando li abbiamo trovati, Modesto e Larina stavano seduti vicino, ma non come fanno gli innamorati. Era soprattutto lei che parlava. Modesto, datemi la vostra giubba. Modesto si levò la giubba e Larina tirò fuori ago e filo e cominciò a rappezzare gli strappi. Modesto, dovete bere di meno, ho paura che il vino vi faccia male. La voce della Larina, che continuava a dire cose del genere, era dolce, ma assomigliava più a quella di una mamma che a quella di un amante, e fu chiaro che amanti non erano. Il primo a rendersene conto fu proprio Fagiolo, che disse quasi sconsolato: ho sbagliato. Allora ci meravigliò che quell'orso di Modesto sopportasse quelle raccomandazioni. Forse era un amore platonico, ma allora noi non sapevamo dell'esistenza di amori platonici e d'altra parte, ripensandoci ora, posso assicurare che Modesto era incapace di un amore del genere e non tanto perché neanche lui ne conosceva l'esistenza, quanto perché gli orsi non ne sono capaci. Poi in seguito abbiamo sentito Modesto canterellare una strofetta sulla sua vicenda. Anche lui era un poeta a suo modo,
ma le sue rime non le recitava di fronte ad altre persone e tantomeno le improvvisava in diurna, che non ne sarebbe stato capace, tanto che per capirle bisognava quasi tendergli un agguato, bisognava che non se ne accorgesse. Ciò non era difficile, perché la ripeteva quasi in continuazione e per lui erano come l'Ave Maria del Rosario. Diceva la strofetta: «Aranci di Torino, limoni di Gaiole, la rina non ha il damo, Modesto non ha le viole, sono creature destinate a star sole». Forse tra i due era balinata l'idea, mai espressa all'altro, di una loro unione, idea respinta come assurda, immagino, soprattutto da parte di Modesto. Ma fra l'orso e la dolce, anche se non bella, rina, più di un moto di simpatia era nato di certo, e nata e poi soffocata la speranza di rompere le loro abitudini. Rina poco dopo lasciò la famiglia di Rad dove era garzona e non l'ho più rivista. Mi sono sempre augurato che sia riuscita a trovare un'anima gemella, ma forse qualcuno l'ha avuta accanto e non si è accorto di avere vicino un tesoro di donna, nascosto com'era dalle sue gambe corte e torte. Quello che so è che Modesto, con il passare del tempo, diventò sempre più orso e non riuscì a vincere la solitudine, una solitudine che sempre meno poteva essere colmata dal fiasco di vino e dagli animali del bosco.